Vittorino Facciolla, PD e Andrea Greco, Movimento 5 Stelle, chiedono la convocazione ad Horas della conferenza dei capigruppo per indire un consiglio monotematico sul coronavirus perché, dicono in apertura di seduta, abbiamo dovuto apprendere dal sindaco di Campobasso l'esito del vertice in prefettura. Greco stigmatizza il comportamento del governatore che, aggiunge, avrebbe dovuto riferire immediatamente all'aula. Donato Toma prende la parola e sbotta. Col ministro Speranza e col ministro Bocci eravamo impegnati a formulare un'ordinanza per una emergenza. Consigliere Greco, emergenza significa che devi prima pensare alla salute dei molisani e poi a quella del Consiglio. E io, guardate, è vergognoso quello che state dicendo. Io sono, non so che dire, non dormire 24 ore perché un Consiglio dei Ministri è convocato insieme ai Presidenti tutte 24 le ore. O dormire in giunta per far uscire delle ordinanze concordate col governo e sentirsi dire queste cose qui è deprimente. Il presidente della regione riferisce di dormire in giunta per far uscire tempestivamente le ordinanze concordate con il ministero. La salute dei molisani, dice, viene prima di quella dei consiglieri. Le mie responsabilità sono diverse da Gravina. Dopo la riunione, mentre il sindaco di Campobasso riferiva in consiglio comunale l'esito dell'incontro, io parlavo con i ministri Bocce e Speranza. Dunque una nuova puntata della telenovela Toma Greco. Neanche di fronte al coronavirus la politica riesce ad essere compatta.